Bene, dopo aver visto la volta scorsa l'introduzione ai principi della dinamica, oggi ci occupiamo di andare a dare un'occhiatina un pochettino più approfondita alle diverse forze, le più semplici per adesso, che incontriamo normalmente. La prima forza che vediamo, ok, quindi abbiamo parlato delle forze, che sono delle grandezze fisiche vettoriali, e sono regolate delle leggi che prendono il nome di principi della dinamica. Che sono tre, e abbiamo visti la volta scorsa. L'unità di misura della forza è il newton, che corrisponde a chilogrammi per metri al secondo quadrato, in relazione al secondo principio, come abbiamo già visto. Oggi ci occupiamo in particolare delle più semplici forze con cui abbiamo a che fare sia in laboratorio di fisica che nella vita di tutti i giorni. Cominciamo col parlare per esempio della forza peso. Okay, la forza peso è responsabile del fatto che se io prendo, quindi immaginate che qui ho il terreno, prendo, che ne so, il gesso o un sassolino o qualsiasi oggetto e lo lascio cadere, lo abbandono la presa, il gesso viene accelerato verso il basso. In base al secondo principio della dinamica, poiché il sasso si muove, diciamo che è soggetto a una forza. Questo tipo di forza, la forza dovuta all'accelerazione gravitazionale terrestre, si chiama forza peso, la indichiamo normalmente con il simbolo P maiuscolo. Ok? L'anno scorso ci siamo già occupati del moto di caduta e abbiamo visto che in termini cinematici, cioè senza attribuire il moto ad alcuna causa, abbiamo visto che il moto di caduta dei corpi è un moto che si svolge ad accelerazione costante che è la stessa per tutti i corpi, indipendentemente dalla loro massa, e vale, l'abbiamo chiamata G piccolo, che vale 9,81 metri al secondo quadrato sulla superficie della Terra. Questo è un punto importante. Il valore di G è il fatto che funziona per tutti i corpi. Ok? Ma abbiamo anche visto che il peso, essendo una forza, è dato dalla massa per l'accelerazione, perché vale il secondo principio. L'accelerazione nel nostro caso vale G, quindi sarà la massa dell'oggetto per il valore G della forza dell'accelerazione di gravitazione dovuta alla Terra. Quindi un corpo di massa M ha un peso che vale la massa per G. Quindi massa e peso sulla Terra sono proporzionali. Okay? Per cui nel linguaggio comune usiamo indifferentemente le parole massa e peso, però in fisica sono diverse. La massa di un oggetto è uno scalare, mentre il peso è un vettore. Ok? E per esempio, se porto lo stesso oggetto, la stessa massa sulla Luna, il suo peso è diverso, ma la sua massa è uguale, perché sulla Luna la gravità lunare, la G della Luna, è un sesto di quella terrestre. Ok? Quindi c'è una forte di grossa differenza tra massa e peso. La massa abbiamo visto che è la misura dell'inerzia di un corpo, cioè il rapporto tra la forza applicata al corpo e l'accelerazione che ne consegue. Invece il peso è la forza con cui ogni oggetto sulla superficie terrestre è attratto verso la Terra.
Questo è un punto importante, deve essere ben chiara qual è la differenza. D'accordo? Quindi in generale, se abbiamo, ripeto, la nostra, qui c'è la superficie della Terra, il pavimento per capirci, qui abbiamo il nostro sassolino di massa M, la forza peso, fatemi disegnare in verde, è un vettore diretto verso il centro della Terra. E se approssimiamo la superficie della Terra come un piano, allora è un vettore sempre perpendicolare all'orizzonte, sempre verticale e diretto verso il basso. Ok? È tutto chiaro fin qui? Non sento nulla. Mi Prof, agita di più. potrebbe ripetere che cos'è il peso? Che lei ha detto che è una conseguenza e poi. Certo, il peso è una forza e la natura diversa delle due grandezze fisiche è legata proprio al secondo principio della dinamica. Abbiamo visto che per massa, l'anno scorso, prima di studiare le forze, dicevamo che la massa è una misura della quantità di materia presente in un oggetto, che può andare bene. Ok? Adesso, alla luce dei principi della dinamica, abbiamo visto che per accelerare un corpo devo usare una forza. Torniamo un poco più su, ecco. Per accelerare un corpo, i principi della dinamica mi dicono se applichi una forza a un corpo, cambia il suo stato di moto, cioè il corpo accelera. Se era fermo si mette in moto, se era in moto cambia la sua velocità o la sua direzione. D'accordo? Qual è la relazione tra le due? La relazione tra forza e accelerazione è proprio la massa. La massa è la grandezza fisica che è la costante di proporzionalità tra la forza applicata a un oggetto e la sua accelerazione. Quindi la massa è una misura di quanto difficile o quanto facile, a seconda della massa, è accelerare un corpo. Se io applico una forza che ne so, la sedia, la sposto facilmente, quindi la accelero facilmente. Ma se applico la stessa forza, che ne so, al tavolo che c'è in laboratorio, che è molto pesante, lo sposto molto di poco. Con la stessa forza, perché la massa è molto, molto grande. Ok? Equivalentemente, se voglio mettere in moto un autocarro, magari carico, il motore deve fornire una forza molto intensa, perché la massa di quello che c'è da spostare è molto grande. Se mi interessa invece mettere in moto la bicicletta, perché devo, se vado a casa in bici, il motore, che sono le mie gambe, devono fornire una forza molto più piccola perché la massa complessiva è molto, molto inferiore. Ok? Detto questo, la forza peso è l'effetto dell'azione della Terra. Lo studieremo più, molto più dettagliatamente più avanti questo, cioè la forza gravitazionale. Per adesso ci limitiamo all'effetto che la Terra ha sui corpi, sulla sua superficie. Cioè, se io prendo il famoso gessetto di prima e lo lascio andare, questo cade perché subisce la forza peso dovuta alla Terra. Cioè, una forza, un'azione dovuta alla gravità, okay, tutti i corpi sono attratti verso il centro della Terra. E essendo questa una forza, perché dico che è una forza? Facciamo ancora un passo indietro. Perché l'effetto che ha è quello di accelerare i corpi. E tutto ciò che cambia lo stato di moto di qualcosa è una forza, leggendo i principi della dinamica all'inverso. Se qualcosa accelera, vuol dire che subisce una forza. Il gessetto che cade accelera, subisce una forza. Quale forza? La forza peso. Dovuta a che cosa? Dovuta al fatto che si trova sulla superficie terrestre e quindi è vicino alla Terra. Ok? Come funziona questa forza? Beh, in quanto forza obbedisce ai principi della dinamica, cioè è data da massa per accelerazione. La massa abbiamo già visto che cos'è.
Di fatto abbiamo visto l'anno scorso che tutti i corpi in caduta presentano la stessa accelerazione, ok? Che sulla superficie della Terra vale 9,81 metri al secondo quadrato. Sulla Luna è diversa, su Giove è diversa, sul Sole è diversa, perché è diversa, sono diverse le condizioni nelle quali quei pianeti si trovano, che dipendono essenzialmente da quanta massa ha il pianeta e da qual è il suo raggio, da quanto è grande. Questo però lo vedremo, ripeto, più in dettaglio quando ci occuperemo della forza di gravitazione universale. Per adesso ci basta sapere questo. Sulla superficie della Terra ogni oggetto è sottoposto all'azione del peso dovuta all'attrazione gravitazionale terrestre e il peso di un oggetto, cioè la forza con cui la Terra lo attrae verso il basso, verso il centro della Terra, ancora meglio, è il prodotto tra la massa di quell'oggetto, che si misura in chilogrammi, per una costante che è la stessa per tutti i corpi, che vale 9,81 metri al secondo quadrato. Di conseguenza, per esempio, potremmo dire che ne so, un corpo che ha una massa di 10 kg ha un peso, cioè risente di una forza che lo spinge verso il basso, che è m per g, cioè 10 kg per 9,81 metri al secondo quadrato, di conseguenza il suo peso vale 98,1 newton, ricordando che newton è chilogrammi per metro al secondo quadrato. Ok? Quindi circa un centinaio di newton. Quindi attenzione, la massa si misura in chilogrammi, il peso si misura in newton. Se nel linguaggio comune posso accettare il fatto che dico che questo oggetto pesa 400 grammi, in fisica questo è un sbaglio. Un oggetto di 400 grammi pesa 0,4 kg per 9,81 metri al secondo quadrato, quindi circa, che ne so, 4 newton, poco meno di 4 newton. È chiaro il senso? In fisica non posso confondere massa e peso, è una distinzione molto importante. Confonderli è un errore, ahimè. Ma anche se nel linguaggio comune le due cose molto spesso si scambiano. Perché si scambiano? Perché fisicamente, visto che comunque noi viviamo sulla Terra peso e massa sono direttamente proporzionali. Invece gli astronauti hanno ben sperimentato che il loro peso sulla Luna è molto diverso da quello che è sulla Terra. Non so se avete visto mai qualche filmato di astronauti che si muovono sulla Luna e riescono a fare dei balzi che sulla Terra gli sarebbero impossibili. È tutto chiaro fin qui? Spero di aver risposto alla tua domanda. Ok? Questo è forse la forza più semplice con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Ce n'è anche un'altra classe di forze molto importanti. Immaginiamo di che ne so, prendere un secchio o sì, un secchio per esempio, ecco, pieno di qualsiasi cosa, questo è il manico, e di agganciarlo a una fune, ok? E di appenderlo da qualche parte. In questo sistema che forze agiscono? Beh, il secchio avrà un peso, di solito il peso si rappresenta come una forza applicata al centro dell'oggetto, però se il peso, se il secchio è attaccato alla fune, non cade. Da questo cosa deduco? Deduco che l'essere attaccato alla fune bilancia la forza peso, cioè la forza risultante applicata al mio secchio è zero, perché il secchio è in equilibrio. Cioè non
cambia stato di moto. Se è fermo, rimane fermo. Dire che un corpo in equilibrio ha questo significato. Ma in realtà il peso, no, scusate, il secchio non è soggetto a nessuna forza, sicuramente è soggetto al peso. Però il peso è bilanciato da un'altra forza, altrimenti la risultante non sarebbe zero. Quale forza bilancia il peso? Beh, l'abbiamo appena detto in sostanza, il fatto che c'è la fune. La fune produce una tensione. Il fatto che il secchio è agganciato alla corda, alla fune, ok? Mi permette di dire che il secchio è in equilibrio, la risultante è nulla perché le due forze si bilanciano l'una l'altra. La fune produce una tensione, produce una forza che agisce sul peso e bilancia l'effetto del peso. In questo modo abbiamo che la forza risultante delle forze applicate al nostro secchio è il suo peso più la tensione dovuta alla fune e il totale è zero. Che il totale sia zero lo deduco per il fatto che il secchio sta fermo, è in equilibrio. Ok? Qui abbiamo un disegno che più o meno raffigura il nostro sistema. Quando si studiano le forze applicate a un oggetto, okay, si dice che si fa lo schema, scusate, non la K, di corpo libero o anche diagramma delle forze. Che cosa significa? Il nostro oggetto, in questo caso il secchio, lo rappresentiamo come un punto e a questo punto applichiamo tutte le forze in gioco, cioè la tensione e il peso, che sono due vettori paralleli, cioè stanno sulla stessa retta, della stessa intensità ma diverso opposto. Perché possiamo dire questo? Beh, perché la forza risultante, lo ripeto ancora una volta sperando che sia più chiaro, che è la somma vettorale delle due, deve dare zero. Quindi il peso e la tensione sono due forze opposte. Solo in questo caso la loro somma sarebbe nulla. Okay? Questo è un altro tipo di forza, le forze legate alla tensione di funi, cavi e via dicendo. Tutto questo tipo di forze, come la tensione di una fune o una corda, fanno parte di un'altra famiglia di forze che si chiama, prendono il nome di vincoli o forze vincolari. Cosa si intende per vincolo? Vincolo sono tutte quelle forze che limitano la libertà di movimento. Per questo si chiamano vincoli. Vincoli in latino significa catena. La corda vincola il secchio perché non permette al secchio di muoversi verticalmente. Quindi limita le possibilità di movimento del secchio. In realtà il secchio può oscillare orizzontalmente, ma non muoversi verticalmente. Tutti i dispositivi atti a limitare le possibilità di moto prendono il nome di vincoli. Facciamo un altro esempio molto semplice. Immaginiamo, questa è la nostra stanza, qui c'è un tavolo e sul tavolo mettiamo, che ne so, un libro.
Se non ci fosse il tavolo, il libro cadrebbe sotto l'azione del suo peso. Cadrebbe verticalmente. Il fatto che non cade se è appoggiato al tavolo, come tutti ben sanno, è dovuto al fatto che il tavolo è un vincolo e applica al libro una reazione vincolare, si chiama, cioè un'azione, una forza che limita le possibilità di movimento del libro. Questa la chiamiamo con di solito R, reazione vincolare. Per cui, se io prendo il libro e lo appoggio sul tavolo, la somma vettoriale tra peso più reazione vincolare del tavolo mi dà zero, cioè la forza risultante è nulla. E deduco la presenza della reazione vincolare dal fatto proprio che il libro sta fermo. Perché? Perché sono sicuro che il libro è soggetto alla forza peso, perché se io togliessi il tavolo il libro cadrebbe, quindi il peso agisce comunque. Il fatto che se sta sul tavolo non cade mi permette di dire che pur essendo presente la forza peso, il tavolo deve applica al libro un'altra forza che bilancia il peso. Questa forza è una forza di tipo vincolare. Il libro può muoversi lungo la superficie del tavolo, è facile spostarlo, ma non può attraversare il tavolo, non si muove verticalmente. Quindi il tavolo applica al libro una forza che chiamo reazione vincolare, che bilancia il peso e fa sì che il sistema sia in equilibrio, cioè il libro tecnicamente sta dove lo metto. Ok? Questa è un'altra grande categoria di forze con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Okay? Se per esempio, che ne so, appendo un quadro al muro, il chiodo produce una reazione vincolare sul quadro, perché impedisce che il quadro cada, lo tiene sospeso, okay? Lo aggancia, che ne so, con una cordicella o un gancetto, e il chiodo produce, agisce come forza vincolare. Che ne so, poi ce ne sono tantissimi esempi. I binari di un treno, okay, producono forze vincolari perché permettono al treno di muoversi lungo i binari, ma non perpendicolarmente ai binari, cioè il binario agiscono con una forza tale che non consente al treno qualsiasi moto perpendicolare ai binari stessi. Quello è anche un vincolo, e così via. D'accordo? Ci sono domande fin qui? Ok, quindi detto in altre parole, se io, supponiamo di avere un libro che abbia una massa, tornando all'esempio di prima, di, che ne so, 2 kg, allora il peso del mio libro è 2 kg per 9,81 metri al secondo quadrato, che mi dà un valore di datemi solo un istante che vedo se riesco a recuperare la calcolatrice. Qui 9,81 per 2 fa 19,62 Newton, ok? E la reazione vincolare avrà un valore anch'esso di 19,62 Newton. Ok? Attenzione, quando scrivo questo, P uguale a meno R, qui metto il segno meno perché sto a indicare il fatto che i due vettori hanno versi opposti, ma la loro intensità, indicata dal valore assoluto di R, è un numero positivo. Ok? Quanti newton misura quella forza? D'accordo? Se lo specifico ulteriormente, intendo l'intensità, cioè quanto è lunga
la freccia che indica il vettore reazione. Le due forze, per bilanciarsi, hanno bisogno di essere della stessa intensità, stesso valore assoluto, ma verso opposto. Quindi, se appoggio un libro piuttosto massiccio che pesa 2 kg, che ne so, sul libro, sul tavolo, il peso del libro è di 19,62 N e la reazione vincolare del tavolo misura altrettanti newton, 19,62. Così come la tensione della fune. Se torniamo al secchio sospeso alla fune, la tensione della fune misura tanto i newton quanto il peso, altrimenti non riuscirebbe a bilanciare il peso dell'oggetto appeso alla fune, il peso del secchio. Okay? Da qui possiamo completare dicendo che se prendo il valore assoluto della forza peso, questo è identico al valore assoluto della tensione. Cioè i due vettori sono lunghi uguali. Questa grandezza indica la lunghezza del vettore, quella con le due barre prima e dopo. Ok? Molto bene. Abbiamo visto quindi la forza peso, le forze vincolari. E la prossima forza di cui ci occupiamo, non so se riusciamo a farlo oggi, è la forza di attrito, che è un'altra forza con cui si ha a che fare molto molto spesso, che è la forza che ostacola il moto, però lo vediamo la prossima volta, per oggi ci fermiamo qui.